Fare integrale doppio su D. Di x meno y. La parentesi. Si moltiplica il logaritmo di x più y. Di x di y. D uguale, dove D di grande è uguale. L'insieme di x e y, parentesi grafa. Le coppie x e y. Altra parentesi. Appartenente ad R quadro. Tale che x meno 1 minore uguale di y minore uguale di x virgola 1 meno x minore uguale di y minore uguale di 3 meno x, chiusa parentesi. Allora, disegniamo il piano. Allora ragazzi, la retta y uguale x meno 1, per x uguale a 0, passi in meno 1. Poi la retta y uguale a x sta qui. Poi la retta uguale meno 1 y uguale meno, meno x più 1, questa qua a pendenza meno 1, quindi è parallela alla bisettrice del secondo e quarto quadrante. Per x uguale a 0 sarà il punto 1, quindi passa per il punto 1. E passa. Quindi questo è la posizione. Poi questo, la retta y uguale a 3 meno x, è parallela questa retta e passa per il punto 3. D'accordo? Quindi questo è il vostro. Questo è il vostro comune. D'accordo? Provate. Per calcolare questa integrale. Ragazzi, cosa possiamo fare? Questo possiamo scrivere, questo è la scrivere, uguale. Parentesi alfa. XY
appartenenti all'R4. Queste cose viene, ragazzi, se sottraete x viene y meno x compreso tra 0 e meno 1. Proprio quello che ci serve, più che y meno x, mi serve x meno y. Qui ci conviene moltiplicare per meno 1 e ci viene che y, ci viene che x meno y è compreso tra 1 e 0. Qui cosa c'è? Se sottraete x da ambimenti, tutti e tre membri, avete meno 1 meno uguale di y meno x meno uguale di 0. A noi però non serve tanto y meno x, ci serve x meno y, no? Moltiplicando tutte e tre queste due disuguaglianze per meno 1, quindi costa 1 maggiore uguale di x maggiore uguale di 0. Vedete che x meno y è compreso tra 0 e 1, quindi 0 all'infinito, 0 è minore uguale di x meno y minore uguale di qui sommiamo x in entrambe le diseguaglianze, cosa otteniamo? 1 minore uguale di y più x, no, minore uguale di y. Ragazzi, quello che viene naturale a questo punto è fare la sostituzione x meno y uguale a 2 e x più y uguale a 2. D'accordo? X meno y uguale a 1, x più y sotto uguale a b. Parentesi. In questo modo, ragazzi, u varierà tra 0 e 1 e v varierà tra 1 e 3. Proviamo a calcolarci adesso x e y in funzione di u e v. Questo lo andate a scrivere, doppia freccia. Allora, ricaviamoci, parentesi grafica, ricaviamoci la x, per esempio, x è uguale a u più y, sostituendo qua dentro a u più 2y è uguale a b. Questo è da scrivere, la qua ricaviamo che y è uguale a b meno u mezzi, tutto diviso 2, tutto. È uguale a b meno u, sì. Diviso 2. Sostituiamo nella prima, quindi x sotto. X è uguale a u più v meno u mezzi, quindi questo è uguale a quindi viene u più v d'accordo? Quindi la nostra trasformazione chi sarà? G tale che a u no u b
appartenente a T che è uguale a 0,1, intervallo chiuso 0,1 per intervallo chiuso 1,3. Associa, freccia, aperta tonda. Allora, associa la x, abbiamo detto che c'è una parola di x, u più v mezzi. Allora x è uguale a u più v mezzi. La y è uguale a v u meno v mezzi. V meno u mezzi. Trovate? Appartenente a D. Trovate, ragazzi? Ragazzi, com'è questa applicazione? Questa applicazione è abiezione di classe C, lo calcolo il determinante della matrice di Apollinare. La colla J di G. Calcolato in V, V virgola B, è uguale, aperta parentesi tonda grande, che piace una matrice. Devo fare la derivata, ragazzi, della prima componente rispetto a U, e viene un mezzo, soprattutto un mezzo, senza la U, d'accordo? Poi dobbiamo fare la derivata della prima componente rispetto a B, e viene un mezzo. A fianco, a destra, un mezzo. Poi la derivata della seconda componente rispetto a B, e viene meno un mezzo. Sotto a sinistra, meno un mezzo. La derivata della seconda componente rispetto a B, viene un mezzo. No, sotto qui, un mezzo. Ok? Chiusa parentesi. Calcoliamoci il determinante. Questo è uguale a un quarto meno un quarto è uguale a un mezzo. Più un quarto è uguale a un mezzo. È uguale a un mezzo. D'accordo? Va bene, allora c'è qua il nostro integrale adesso. Qui scriviamo l'integrale doppio su di x meno y, tra parentesi, logaritmo di x più y, di x di y. Questo è uguale all'integrale doppio su t. Adesso cosa dobbiamo fare? A x dobbiamo sostituire u più v mezzi, a y di meno u mezzi. Ma con questa sostituzione abbiamo visto che x meno y è uguale a u, x più y è uguale a v. Quindi possiamo direttamente sostituire x meno y u. A x più y, quindi logaritmo di v, no, non lo dicevo a te, dicevo lui. Di V tutto va a moltiplicare che cosa? Per un mezzo. Per il modulo determinante della matrice jacobiana. Du di B. D'accordo? Che è uguale. Applichiamo le formule di riduzione. Questo è uguale a un mezzo. Integrale. Aspetta, prima integrale. Sì. La u dove varia? Tra 0 e 1. Questo è integrale. U varia tra 0 e 1. Quindi tra 0 e 1. Aperta tonda.
l'integrale. B varia tra 1 e 3. U per il logaritmo di B, dv chiusa parentesi du, d'accordo? Questo è uguale, allora un mezzo integrale tra 0 e 1. Ragazzi, basta di integrarmi in dv, quindi u è la costante, devo portarla fuori, u per integrale tra 1 e 3 dell'logaritmo di b, tra parentesi, in d, d'accordo? Calcolaci, ragazzi, calcolare la parte integrale del logaritmo di 1. Come si calcola l'integrale? Facciamocela sopra. L'integrale tra 1 del logaritmo di b in db, questo è uguale, come si calcola, quale forma per integrazione per parti, questo è uguale integrale tra 1 e 3, 1 lo scrivete come la derivata di b, quindi c'è di grande 1 possiamo andare di b per il logaritmo di b in db, che è uguale, che è uguale, quindi viene v logaritmo di b calcolato tra 1 e 3 meno integrale tra 1 e 3 b, scarica la derivata sul logaritmo di 1 su b, 1 su b in db, questo si semplifica, quindi questo è uguale a 3 logaritmo di 3, il logaritmo di 1 fa 0, non c'è più nulla, meno 2, 3 meno 1, d'accordo? Vi trovate? Grazie, vi trovate? Quindi questo integrale viene 3 logaritmo di 3 meno 2, possa portarlo fuori dell'integrale questo, questa cosa, quindi questo è uguale, vi darà la nostra integrale, questo è uguale a 3 logaritmo di 3 meno 2 tra parentesi per un mezzo l'integrale di u, questa integrale di u tra 0 e 1, quindi l'integrale, l'integrale tra 0 e 1 di u in d1, che è la periferia di u, è u al quadrato mezzo, tra 0 e 1 viene un mezzo, quindi questo è uguale a 3 logaritmo di 3 meno 1, la questione cos'è? È meno 2, scusa, meno 2, meno un po', tra parentesi, no, questo è per un po', tu vedi,
Grazie, cerchiamo di fare la pausa, la facciamo mentre si cancella. Allora, usando le formule di Gauss-Green, calcolare l'integrale doppio su A. Di x di y di x di y dove ha questo insieme usare le formule di Gauss-Green, quando dovete calcolare l'integrale doppio e conoscete la frontiera del dominio, avete una parametrizzazione della frontiera del dominio. Allora, ricordiamoci, prima di applicare le formule di Gauss-Green, ricordiamoci quali sono le formule di Gauss-Green. L'integrale doppio su A della derivata di f rispetto a x di y è uguale all'integrale sulla frontiera di A percorsa positivamente, quindi più la frontiera di A, di f di y. La seconda forma, l'integrale doppio su A della derivata di f rispetto a y x di y è uguale all'integrale meno l'integrale sulla frontiera di A di f di x. D'accordo? Queste sono le due formule di Gauss-Green. Però come vedete, ragazzi, si applicano quando avete delle derivate parziali. Quindi se vogliamo applicare queste formule, non lo nostro esercizio, dobbiamo scriverci la funzione integranda come la derivata parziale di qualche funzione. Se vogliamo fare prima la formula, abbiamo scelto come la derivata parziale di una funzione. La derivata parziale rispetto a x di una certa funzione, se dobbiamo scrivere questa la seconda formula con la derivata parziale rispetto a y, la seconda. D'accordo? Non so la mia, per esempio. Quindi abbiamo l'integrale doppio su A di x di y di x di y. Come sappiamo, alla prima formula dobbiamo scriverci x di y come la derivata parziale di una funzione f rispetto a x. Quindi è la funzione f, per esempio. Devo calcolare la primitiva di questa funzione di y come costante, d'accordo? Come funzione, vedete y costante, vedete come funziona solo x e calcolare la primitiva. Che la primitiva? Quindi sarà x al quadrato mezzo y, quindi questo è uguale all'integrale doppio su A della derivata parziale rispetto a x, x al quadrato mezzo y. x al quadrato mezzo y. Vado ad ammazzare questo rispetto a x direttamente x di y. Vi trovate, ragazzi? Quindi la prima cosa da fare è scrivervi la vostra funzione integranda come derivata parziale di una funzione. Ok, questo sarà uguale, se abbiamo anche la formula, a integrale sulla frontiera di A percorsa positivamente di x quadro di y. D'accordo? Che questa è l'integrale di una forma differenziale. Il cui primo coefficiente è 0, il secondo coefficiente è x quadro mezzi per y. Ragazzi, dobbiamo a questo punto parametrizzare la frontiera di A. Dobbiamo parametrizzare in modo da orientare la frontiera di A positivamente. Allora, il primo segmento è
sedimento di estremi 0 e 2. Come parametrizziamo questo sedimento? Due punti. A T appartenente a 0 e 1. Associa T 0,0. Questa è la parametrizzazione di questo sedimento. Ci sta muovendo, quando T vale da 0,1 questo punto si sta muovendo dal punto 0,0 al punto 1,1, quindi stiamo muovendo verso antiorario, quindi questa ci dà la giusta parametrizzazione di quel segmento. Poi questo qua già ce l'abbiamo, cioè ce l'abbiamo F2, ma scusate, T a chi appartiene? T appartiene a 0 virgolette, no, T appartenente, il dato è a T appartenente a 0 virgolette. Quindi chi è F2? F2. Ragazzi, quindi questa è la parametrizzazione di questo segmento. F2, tale che a T appartenente a 0 più 1 mezzo, associa coseno al cubo di T, seno al cubo. Vediamo un poco se questa parametrizzazione vi orienta positivamente la frontiera. Per t uguale a 0 abbiamo il coseno di 0 è 1. Il coseno di 0 è 0, siamo qui effettivamente. D'accordo? Per t uguale a 0 meno siamo qui. Quindi stiamo orientando la frontiera. Questa parametrizzazione ci orienta la frontiera nel verso antiorario, quindi va bene. Quindi questa è la parametrizzazione. Poi abbiamo il sedimento 0,1, come lo parametrizziamo? Φ3, siamo qua sotto, Φ3, tale che a T appartenente a 0,1 associa 0,2. D'accordo? Allora qua c'è un piccolo problema, stiamo percorrendo questo segmento, non nel verso, stiamo salendo, non stiamo scendendo. Per orientare la frontiera positivamente dobbiamo percorrere in senso antiorario, quindi dobbiamo scendere su questo segmento, quindi stiamo salendo. Ricordiamoci, dobbiamo soltanto ricordarci questo fatto, che Φ3 non ci dà la giusta parametrizzazione di questo segmento, ma quello che ci serve è una curva equivalente a Φ3 converso opposto. Questo è l'unica cosa da ricordare. Allora, l'integrale sulla frontiera di A, come lo posso decomporre? Questo è uguale. L'integrale su Φ1 l'integrale su Φ1 di x quadro mezzo di y di y più l'integrale su Φ2 di x quadro mezzo di y di y. Poi ragazzi, non dobbiamo prendere Φ3, ma una curva equivalente a Φ3 con verso opposto, quindi verrà l'integrale, verrà meno l'integrale su Φ3, meno l'integrale su Φ3 di y. D'accordo? Dobbiamo fare questi tre integrali. Questo è uguale. Allora, andiamo su Φ1, cosa dobbiamo fare ragazzi? A x dobbiamo sostituire t, a y dobbiamo sostituire 0 e poi dobbiamo sostituire a 2y alla derivata della seconda componente. Ma quale dobbiamo sostituire? A y dobbiamo sostituire 0, d'accordo? E 0. Quindi prima integrale questo è nulla. Chiaro a tutti ragazzi che a x devo mettere t, a y devo sostituire 0. A te y devo metterci 0 del t, quindi questo viene 0. Possiamo cancellare? Chiaro a tutti? Ok. Lasciamo questo da bene. Poi adesso l'integrale su Φ2. Cosa dobbiamo fare? 0 più 2. Al posto di l'integrale tra 0 è uguale integrale Φ2. L'integrale
tra zero Y mezzi. Al posto X devo metterci il coseno a Q, quindi coseno alla sesta. Al posto di X devo metterci il seno, non trattenuto. È il seno T, e poi devo metterci dei Y, no? Dei Y devo fare la derivata della seconda componente, quindi 3 Y se inquadro il T per il coseno il T, quindi T. Ci trovate, ragazzi? Poi resta l'integrale meno l'integrale su phi 3. Phi 3 chi è? 0 t, d'accordo, la curva. Quindi quando ha x su 0, x con 0, questo da 0 è una radice, questo è uguale integrale. Da 0, un mezzo, portarlo, tre mezzi portarlo fuori. L'integrale tra 0 e pi con mezzi, coseno alla settima, e il seno alla quinta. Alla quinta. Sì, non è una cosa che si fa, è una sempre, 3, 2, 3, 12. Ci vado, ragazzi? Sì. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Seno la quinta ci possiamo scrivere come? Seno la quinta ci possiamo scrivere come seno alla quarta per il seno. D'accordo? Se nella quarta ci scriviamo come sen quadro, quindi sarebbe 1 meno sen quadro al quadrato, 1 meno cosen quadro al quadrato, quindi questo è uguale, 3 e mezzo. L'integrale tra 0 e pi meno mezzo, coseno alla 7. Poi seno alla, allora, scusate, sen quadro, se la conosciamo come seno alla quarta per il seno, seno alla quarta lo conosciamo come 1 meno cosen quadro al quadrato, quindi aperta 1, meno 1 meno, giusto bene, meno cosen quadro di t tutto chiuso con a quadrato per il seno di t. Quindi t è uguale 3 mezzi, integrale da 0 e pi greco mezzi, coseno alla settima, e moltiplica aperta 1, 1 più coseno alla quarta, meno 2 coseno quadro di t, per 0. Che è uguale 3 mezzi da 0 e 0 mezzi, viene coseno alla settima più coseno alla undicesima meno 2 coseno alla nona di t, tutto tra parentesi, tutto per moltiplico. No, prima. E moltiplica il seno di t. Anzi, la derivata del coseno è meno il seno. Cosa avete giù? Meno fulmine, questa era uguale, ah. Meno 3 mezzi. Cosa ne esce là sotto sul allora, meno 3 mezzi. Quindi viene aperta quadra, coseno all'ottava
di t più coseno alla dodicesima, alla dodicesima scusa, di t fratto 12 meno 2 volte coseno alla decima di t alla dodicesima, d'accordo? Chiusa con tra zero e più di mezzo. Allora, per uno mezzo viene il coseno a zero, quindi viene meno 3 meno più, più 3 mezzi è uguale a se punto 0 fa 1, quindi resta aperta sotto 1 ottavo più 1 dodicesimo meno 1 decimo. Provate e questo risponde. Ti trovate ragazzi? Meno, scusate, questo è meno 2, questo è meno 2, meno 2 decimi, anzi vorrei dire meno 2 decimi, che c'era un 2. Li trovate? E viene qualcuno? Spero. D'accordo. Vieni tu? Tu lo sa da qualche ragazzo? Ragazzi, qualcuno di voi sa usare la macchina, questa telecamera? Eh? Bisogna soltanto caricare, bisogna schiaccia questo e basta. È già sì. Non viene nessuno, ne qualcuno, andiamo qualche ragazzo. L'area della regione questo y sono uguali a questo è
più y uguale meno x più 2. Questo qua è y uguale un mezzo x meno 1. D'accordo ragazzi, questa è la vostra. Questo qua è 1 secondo. Non ci mettiamo questo qui. Grazie. Questa è la vostra posizione, d'accordo? Il vostro dominio. Questo è il dominio limitato da questo segmento. Y uguale un mezzo x meno 1. Da questo segmento y uguale meno x più 2. Quest'arco di curva y uguale 2 meno x quadro. E questo segmento e questo segmento. D'accordo? Questo è il vostro dominio. Diciamo qua l'area di questa regione. Allora ricordiamoci le formule di Gauss-Green. Ma qual è l'area? L'area la misura di A. Ragazzi, le formule di Gauss-Green si applicano a domini regolari. È uguale. Noi diciamo con l'integrale doppio su A di 1 dx dei y, d'accordo? Uno modo di scrivere, una derivata di x rispetto a x, d'accordo? Quindi applicando le formule, la prima formula di Gauss-Green, questo è uguale a c'è passaggio la derivata di x rispetto a x dei x dei y, no? Applicando le formule di Gauss-Green, questo è l'integrale doppio su A, sulla frontiera di A, scusa, di x dei y. x dei y. D'altra parte, questa quantità potete anche scrivere, scusa, misura di A, riscriviamo. Come con l'integrale doppio su A della funzione 1 di x di y che è uguale all'integrale della derivata di y rispetto a y che è uguale a meno l'integrale sulla frontiera di A. Ragazzi, però qua ci vuole un più. C'è la frontiera di A, dobbiamo ricordarci che la frontiera di A è percorsa e orientata positivamente di y di x. Poi per esempio se sommate la prima alla seconda, cosa avete? Due volte la misura di A è uguale a questo più questo. Applicando la prima, cosa otteniamo? L'integrale ci riusciamo, certo, l'integrale, la misura di A è uguale a l'integrale sì, più sulla frontiera di A positivamente di x di y. Allora ragazzi, dobbiamo adesso parametrizzare la frontiera. La prima curva chi è? Φ1. D'accordo? Vicino oppure sotto del grande qua? E scriviamole qua. Mettiamoci Φ1 e poi c'è Φ1. Tale che x, questo è il grafico di cosa ragazzi? Questo è il grafico della funzione y uguale a mezzo x meno 1. Quindi questo è il sostegno della curva
Ricordate, quando avete una funzione di classe C1 su intervallo AB, potete trovare sempre una curva che ha per sostegno il grafico di questa curva. E chi è la, il grafico di questa curva? Chi è questa curva? In questo caso, che a T appartenente a... T appartenente a 0, 2 associa T virgola un mezzo T meno 1. Questa. E ragazzi, stanno orientando e questa parametrizzazione mi orienta a bene la curva, perché sta andando a sinistra, sta andando in senso antiorario. Poi l'altra curva era y uguale meno x più 2. Ragazzi, aspetta, dobbiamo vedere quali sono già gli estremi di estremi 1 e 2, però come vedete dovremmo trovarli. Come si fa a trovare? Dobbiamo vedere, questo che interseca l'asse x per y uguale a 0, quindi x uguale a 2, è d'accordo. Per trovare questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intersecare queste due curve. Andiamo già a intersecare. Era uno. Quindi dobbiamo fare y uguale meno x più 2 e y uguale a 2 meno. Questo lo metto a scrivere, quindi sostituendo viene è uguale a 2 x quadro e y uguale a meno x di meno x. Quindi questo lo metto a scrivere. Quindi x quadro meno x uguale 0 e y uguale a meno x più 2. La prima cosa ci dà? X uguale a 0 e x uguale 1. Quindi corrispondente cosa otterremo? Y 2. Allora, per x uguale 1 è 1. 1. Per x uguale a 0 è 1. Quindi due punti, aspetta. Quindi due punti sono x uguale 1 più y uguale 1 e x uguale a 0 y. Questo è quello che abbiamo scritto. E come si chiama? Allora, x uguale a 1 e y uguale a 1, x uguale a 0 e y uguale a 2. Infatti, dove si dice? Uno è questo punto qui, l'intersezione. L'altra intersezione, già abbiamo scritto. Uno è questo punto, l'altra intersezione, questa retta con questa curva, questo punto qui. Questa retta è passata qua. Il punto 0, 2, d'accordo? Quindi questo punto è 1. Va bene. Quindi la parametrizzazione della curva F2 sarà che a T appartenente a 1, 2 associa. Questo, ragazzi, è il grafico di una funzione classe C, quindi esso segna una curva regolare T virgola meno t più 2. Ragazzi, stiamo attenti però. Stiamo attenti che il Φ2 non sta parametrizzando, non ci dà il giusto verso. E quando t varia da 1 e 2, voi state scendendo lungo questa curva. Quindi state muovendo nel senso orario, non nel senso antiorario. Quindi ricordiamoci questo fatto che la ci serve una curva equivalente a Φ2 con verso opposto. Poi Φ3. Φ3 va da 0 e 1. Quindi appartenente a... Perché 0, ragazzi?
perché le fai intersezioni, d'accordo, genere associa t 2 meno x 4 meno t 4, d'accordo? Ragazzi, anche in questo caso phi 3 non ci sta dando il giusto verso, perché ci sta scendendo lungo la curva, invece noi dobbiamo andare nel senso antiorario. Quindi ricordiamoci, se ci servirà una curva equivalente a phi 3 con verso opposto. Phi 4 chi è? Beh, però phi 2 sono i punti, ragazzi, meno 1 e 2, come si ottengono? Intestinando questa retta con quest'asse e questa curva con quest'asse. D'accordo? Tra i punti meno 1 e 2, quindi che a t appartenente a meno 1, 2, associa, questi sono i punti, 0 t. Ragazzi, anche il Φ4 non orienta bene la curva, perché ci dà l'orientamento che scende, ci dà l'orientamento che sale, scusate. Non ci serve quello che scende, perché dobbiamo muoverci nel senso antiorario. Quindi ci deve avere una curva equivalente a Φ4 con verso opposto. Quindi ricordiamoci, ragazzi, tra Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, solo quella Φ1 c'è l'orientamento. L'orientamento è giusto. Per Φ2, Φ3, Φ4 ci deve avere una curva equivalente ad esse con verso opposto. D'accordo? Allora, questa integrale, come lo posso spezzare? È uguale. L'integrale su Φ1 di x di y. Poi ragazzi, abbiamo detto che ci serve una curva equivalente a Φ2 con verso opposto, quindi verrà meno l'integrale su Φ2 di x di y. Idem. Meno l'integrale su Φ3 meno l'integrale su Φ4 rilevate? Ok, andiamo a calcolare. Prenderà su Φ1, cosa dobbiamo fare? A x dobbiamo sostituire t e al posto di y dobbiamo mettere la derivata di questa funzione, quindi verrà integrale tra 0 e 2 t, poi la derivata diventa la seconda componente, un mezzo. Indetti. Poi cosa? No, devi pensare che questa lì sono. Poi sono sicuro che è un Φ2. Φ2 meno entrare tra 1 e 2. Al posto di x devi metterci t. Al posto di dy devi metterci meno, quindi entra più là. Ma ragazzi, la derivata di meno t più 2 è meno 1, quindi la diventa più. Poi meno l'integrale Φ3 entra 0 e 1. Va bene, è più. Meno comunque più. Aspetta, poi c'è la derivata. A posto di x deve metterci t. Poi c'è la derivata di 2 meno t quadro e meno 2t, quindi diventa più 2. 4 in dt. Però ragazzi, l'integrale su Φ4 non c'è, è 0, perché a x deve sostituire 0 e fa 0. D'accordo? Questo è uguale, lo troviamo anche qua, in un mezzo. Capivi di t è t al quadrato, cioè t al quadrato mezzo. 0 e 2 più t al quadrato mezzi tra 1 e 2 più un mezzo
t al cubo terzi. Era 0 e 1. Che uguale. Un quarto, questo sia qua, un quarto è sta 1. Più questo un mezzo, 4, meno 1, 3, 3 mezzi. Più un sesto. Ragazzi, vi trovate? Solo l'ultima parte dovrebbe essere non mezzo ma due, all'ultimo. Dove? Sì. Due più potenzi da, da integrare da 0 e 1. Se prima c'è un mezzo, dovrebbe essere 2. L'uno è l'estremo di integrazione. L'uno è l'estremo di integrazione. Anche stare su. Vediamo qua la derivata. Questo è la derivata e questo era meno 2, questo terzo pezzo, questo qua. Sì. Qua è. Sì, grazie. E 2 questo. Qua la derivata è. Trovate ragazzi? Chi vuole venire? Venire? Sei venuto? Ci vediamo al pomeriggio. Cioè dalle 3 alle 4:30 mi fai qualche integrale triplo. Professore, scusa, ma sempre qui no, ci vediamo in aula 2.2 di fronte. D'accordo? Alle 3 nell'aula 2.2. Usando il teorema della divergenza, calcolare il flusso del campo vettoriale F di x, y. F di x y uguale aperta tonda meno 2 x al cubo di y x al cubo y virgola meno un mezzo x alla quarta uscente, scusate, uscente dalla circonferenza di centro d'origine e raggio. Indichiamo con c'è la circonferenza. Cosa dice il teorema della divergenza? Ricordate che l'integrale doppio
su C della divergenza di F di X di Y è uguale all'integrale sulla frontiera di C di F scalare n d s, dove n che è il diversore normale che esce dalla circonferenza, e questo è l'integrale curvilineo. Per questo abbiamo indicato diverse percorrenze, perché ricordate, non influisce sull'integrale diverse percorrenze. Ragazzi, questa quantità si chiama il flusso di F uscente dalla circonferenza. Questa quantità qua. Quindi poi il problema vi chiede di calcolare questa quantità, dove F è meno 2x al cubo di y, virgola meno un mezzo x al quadrato. Però potete calcolare questa quantità, di calcolare la divergenza, calcolare l'integrale doppio su C della divergenza di F. D'accordo? Quindi sono scritto l'integrale sulla frontiera di C di F scalare n in S è uguale l'integrale doppio su C. Allora, che cos'è la divergenza di un campo vettoriale? La derivata. La funzione, la derivata della prima componente rispetto alla prima variabile, più la derivata della seconda componente rispetto alla seconda variabile. Se sta su un campo su R4. In R al cubo più la derivata della terza componente rispetto alla terza variabile. In questo caso devi fare quindi la derivata della prima componente che è la derivata rispetto a x di meno 2x al cubo y. Cosa viene? Meno 6x al quadrato y. Meno 6x al quadrato meno 6 x al quadrato y più la derivata della seconda componente, aspetta, non scrivi, più la derivata di meno un mezzo x alla quarta rispetto a y. Quant'è questa derivata? 0. Adesso da x diviso da d'accordo? State su un cerchio, quindi conviene passare a coordinate polare. Questo è uguale a l'integrale 3 dove vale? Tra 0 e 2 di greco. Però dove vale? Ma sul cambio una roba, tra 0 e 1. Aspetta di una roba. Integrale tra 0 e 1, la stessa cosa, tra 0 e 1, poi aperta 2, integrale tra 0 e 2 pi greco, la stessa cosa ci domina normale, sia rispetto all'asse rotta rispetto all'asse tendente, 2 pi greco, cosa devi fare? A posto, meno 6, meno 6 contro fuori, meno 6 fuori. Al posto x devi mettere rho quadro. Cosa intendo? Quindi rho quadro. Cosa in quadro di te? Cosa in quadro di teta? Sì, sì, sì. Y è rho seno di teta. Rho seno di teta. Rho seno di teta. Tutte queste moltiplicate per? Per il modulo determinante della matrice jacobiana, cioè per? Rho. De teta abbiamo già applicato, abbiamo anche applicato le formule di riduzione direttamente, d'accordo? Sì. Ragazzi, sono integrato rispetto a pi greco rispetto a, scusate, a teta, quindi rho al cubo rho alla quarta, una costante potete portare fuori, quindi questo è uguale, integrale tra 0 e 1 di rho alla quarta meno 6
do la quarta, l'intervallo tra 0 e 2 più 3, cosec 4, di teta, per sia di teta. Chi andrà del coseno e meno il seno, quindi faccio questo meno per portare dentro, e poi la domanda del coseno, quindi questo è uguale. Ah, l'integrale 6, l'integrale tra 0 e 1, prova la quarta, no, cancella questa, chi la primitiva? Coseno a cubo terzi. Calcolato tra 0 e 2 3. Indebolito. Ma quando fa quello è 0. Guarda. Questo è uguale a 0. Perché il coseno di 2 pi 3 è uguale al coseno di 0. Vabbè ragazzi, finiamo qua, ci vediamo alle 3:10 di fronte nell'aula 2-2.